Ben ritrovati in studio. Adesso la cronaca: la Guardia di Finanza di Ragusa ha denunciato 16 persone coinvolte in una truffa ai danni dell'INPS. I denunciati avevano costituito un'azienda agricola fittizia per ricevere le indennità di disoccupazione. Sentiamo. Scoperta dalla Guardia di Finanza, un'azienda agricola di copertura costituita per la realizzazione di truffe. I militari della Guardia di Finanza di Ragusa, nel corso di un'autonoma attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa 16 persone per i reati di truffa aggravata in concorso ai danni dell'INPS, indebita percezione di contributi agricoli e produzione e falsificazione di documenti. L'organizzatore della truffa, un 34enne vittoriese con specifici precedenti penali, avvalendosi di atti falsi, ha creato ad hoc una ditta fantasma utilizzata al solo scopo di certificare le assunzioni fittizie e le giornate lavorative dei propri dipendenti. Tale modus operandi ha consentito così agli stessi dipendenti di poter disporre dei requisiti necessari per la richiesta e per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola elargita dall'INPS. Indebitamente erogate ammontano a circa 76.000 euro. Le indagini nello specifico settore sono state svolte dalla Tenenza di Vittoria nell'ambito di un progetto nazionale del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza. Le attività tese alla salvaguardia della spesa pubblica dello Stato e degli enti pubblici continueranno alla ricerca di altre società fantasma create al solo scopo di assumere fittiziamente lavoratori. E a Vittoria un rumeno di 25 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre rubava alcolici all'interno di un supermercato. Ruba alcolici al supermarket arrestato. Nella tarda serata di ieri, una volante del commissariato di polizia di Vittoria è intervenuta presso il supermercato Eurospin sulla strada Pescoglitti, su richiesta del responsabile che aveva notato poco prima un uomo impossessarsi di due bottiglie di alcolici ed uscire dal supermercato senza pagare. L'intervento è stato tempestivo, tanto che gli agenti hanno trovato il ladro che, seguito a distanza dai dipendenti del market, tentava di nascondersi dietro alcune auto in sosta nel parcheggio e di liberarsi del provento del furto. Raggiunto dai poliziotti, l'uomo, Florin Ion, rumeno di 25 anni, ha scalciato e si è dimenato violentemente, cercando di sottrarsi a qualsiasi controllo e provocando varie contusioni alle braccia e alle gambe degli agenti. Per tali motivi è stato tratto in arresto per il reato di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ion, senza precedenti penali, dopo le formalità di rito, è stato trasportato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I responsabili dell'esercizio commerciale hanno denunciato il furto di due bottiglie di bevande alcoliche che sono state trovate una addosso all'uomo, l'altra poggiata vicino all'auto in sosta dove cercava di nascondersi, ed hanno spiegato agli agenti come sempre più frequentemente si registrano furti di mercanzia. Spesso riescono ad individuare gli autori dei furti, ma trattandosi di beni di prima necessità, dopo che è stata pagata la merce, li lasciano andare via. In tale occasione, invece, trattandosi di bevande alcoliche, quindi beni voluttuari, hanno deciso di denunciare il fatto. E a proposito di cronaca, ci spostiamo ad Agate. I carabinieri hanno tratto in arresto un tunisino di 26 anni per spaccio di droghe. Il giovane è stato trovato con 200 grammi di hashish. Ancora un arresto per spaccio di droga nel territorio del versante Eparino da parte dei carabinieri. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Agata, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno tratto in arresto Gibali Said, tunisino di 26 anni, in Italia senza fissa dimora. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish di 200 grammi, dei quali tentava di disfarsi alla vista dei militari, nonché di 70 euro ritenuto il provento dell'attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. A seguito della sua condanna, il cittadino tunisino è stato immediatamente bloccato e condotto presso la caserma di Via Negelli di Agate, per poi essere assoggiato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione di ieri si aggiunge a quella effettuata nella serata di martedì scorso, quando i militari di Agate, insieme ai colleghi di Scoglitti, avevano proceduto all'arresto di Gendil Kasem, bracciante agricolo tunisino di 24 anni, trovato in possesso sempre di hashish per un peso complessivo di 50 grammi circa, già suddivisi in stecchette, che lo stesso aveva poco prima occultato nella sottoscala di un casolare abbandonato in contrada Anguilla. Con l'arresto di ieri sarà quindi a 47 il numero dei soggetti tratti in arresto nella flagranza dei reati inerenti allo spaccio e alla detenzione ai fini di spaccio di droga dai carabinieri dei vari comandi dipendenti della Compagnia di Vittoria dall'inizio del 2012. Per quanto riguarda l'hashish, nel corso delle varie operazioni condotte dai carabinieri, sono stati sequestrati circa 7 kg di questa sostanza stupefacente.
Lotta al commercio abusivo da parte della Polizia Municipale di Ragusa, ad essere preso di mira il mercato del mercoledì di Contrada Selvaggio. Confiscati generi alimentari ad un cittadino vittoriese che vendeva abusivamente la sua merce all'interno del mercato del mercoledì di Contrada Selvaggio a Ragusa. Ad intervenire ieri sono stati gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo che hanno concentrato le loro attività al contrasto del commercio abusivo. Il vittoriese, che stazionava stabilmente all'interno dell'area dove si trovano tutte le bancarelle, era sprovvisto della necessaria autorizzazione amministrativa. Gli agenti intervenuti hanno effettuato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca di generi alimentari, oltre ad un gruppo elettrogeno e ad una macchina da caffè. Il vittoriese è stato inoltre sanzionato per violazione delle norme sulla disciplina regionale del commercio su aree pubbliche. Il nuovo console della Repubblica Tunisina, Farhat Ben Souissi, è stato accolto dal prefetto di Ragusa, ha annunziato Bardet. Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati temi riguardanti le problematiche della comunità tunisina, che in questa provincia registra una significativa consistenza numerica, con 5.634 titolari di permessi di soggiorno, costituisce infatti la presenza straniera più numerosa. Reciprocamente è stato dato atto degli ottimi rapporti che si sono stabiliti tra la prefettura di Ragusa e le associazioni rappresentative della stessa comunità, coinvolte in diverse iniziative progettuali avviate nell'ambito del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. E questa mattina protesta degli studenti universitari a Ragusa. I ragazzi hanno organizzato un sit-in davanti al Palazzo della Provincia regionale per protestare contro il ritardo nella firma dell'accordo transattivo. Salviamo la facoltà di lingue a Ragusa. È il messaggio lanciato dagli studenti universitari che stamattina hanno organizzato un sit-in di protesta davanti il Palazzo della Provincia regionale di Ragusa. La scelta della sede non è stata affatto casuale. Il commissario Scarso aveva infatti nei giorni scorsi prospettato la possibilità che l'ente di Viale del Fante non rispettasse i patti, non prevedendo alcuna cifra sul capitolo università, a dispetto di quanto invece stabilito dalla precedente convenzione del 2010. Da qui la protesta degli studenti, prime vittime di questi ritardi, finché l'accordo transattivo tra l'Università di Catania e il Consorzio Universitario non verrà firmato, infatti, non sarà possibile predisporre il piano didattico per l'anno accademico 2013-2014. Scarso ha tuttavia di recente cambiato idea, dando l'ok al pagamento a favore del Consorzio Universitario Ebleo di 150.000 euro, così come era stato previsto nel bilancio di previsione. Ma i ragazzi non hanno fatto marcia indietro, scegliendo comunque di manifestare stamattina. Scarso aveva ieri tentato di riabbassare i toni, dichiarandosi pronto a ricevere una delegazione di studenti per spiegare loro che la provincia, come volontà di tutto il territorio, ha tutto l'interesse a salvare la facoltà di lingue, ma tutti, aveva dichiarato il commissario, devono rendersi conto che i bilanci degli enti locali sono abbastanza rigidi, quindi nella programmazione finanziaria per il prossimo anno dobbiamo stringere i cordoni della borsa. Gli studenti, aveva concluso, si renderanno conto che hanno sbagliato palazzo nell'inscenare la loro protesta. Ma i ragazzi continuano nel loro intento, quello di combattere per salvare la facoltà di lingue. Speriamo che Scarso si decida a firmare questo accordo, perché il tempo sta volando e non abbiamo tempo, perché i piani didattici devono essere avviati entro la fine di dicembre. Dunque, se non firma, non possiamo far altro che starcene a casa. Ci verrà negato il diritto allo studio e questa è una cosa, un fallimento. Noi ci sentiamo, ecco, possiamo dire, trascurati proprio dalle istituzioni, dalle istituzioni politiche della nostra città, dato che io sono anche ragusana. E possiamo dire che a mio avviso non ci sono i soldi, a mio avviso è che non si vuole puntare sull'università. Ed è la cosa più sbagliata anche da un punto di vista politico, perché l'università è una grande risorsa per questa città e non puntarci è una follia. Bene, per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.